perché la Banca Generali ha aderito a questa iniziativa? Un campione per amico è vicino a Panatta, Lucchetta, Jurichechi e Ciccio Graziani. Ma Adriano ci ha contattato per questa iniziativa che sappiamo che già c'è da 12 anni e ha avuto un grandissimo successo. L'idea di poter lavorare, di poter giocare con 20.000 bimbi sul territorio nazionale era un'occasione che pensiamo irripetibile, e soprattutto perché attraverso lo sport, attraverso il piacere che hanno questi bimbi, pensiamo di poterli aiutare, loro e le loro famiglie, ad introdursi a dei temi magari un pochino più ostici, meno divertenti, che sono quelli della finanza ma soprattutto del risparmio. I bambini sin da piccoli debbono capire il valore del denaro. Noi infatti su questa iniziativa, tra le altre cose, pensiamo divertenti, regaleremo dei salvadanai ai bambini, apriremo tutte le nostre agenzie, le nostre filiali alla clientela, ai papà e alle mamme dei bambini, affinché vengano, possano incontrare i nostri promotori, parlare un po' di pianificazione finanziaria e soprattutto attraverso il gioco, ricordando anche i campioni, Adriano appunto e tutti gli altri, poter avvicinarsi a questo mondo che magari non è così familiare a tutti loro. Che cosa ricorda di questi campioni, di Graziani, di Lucchetta, di Panatta, di Jurichechi? Beh, al di là che ci hanno fatto emozionare nelle varie sport e nei vari anni, ce li ricordiamo tutti benissimo, però quello che mi è piaciuto, abbiamo avuto modo di conoscerci, è la loro dedizione, il loro impegno attraverso sì il divertimento ma il sacrificio per ottenere i risultati che hanno fatto. Ecco, un po' su questa metafora noi vogliamo trasferirlo anche ai bimbi e alle loro famiglie: con un po' di impegno, un po' di dedizione anche nella parte finanziaria, possono nel tempo crescere, diventare cittadini sempre più attenti alle esigenze che saranno le loro ma anche quelle del futuro, del paese, dell'Italia. Inizia questo tour, ormai è a giorni, che cosa si aspetta da questa manifestazione così coinvolgente? Ma noi ci aspettiamo innanzitutto di far veramente divertire questi ragazzi, ci speriamo nel tempo, speriamo che nell'affluenza delle persone, e poi speriamo di fare un favore ai genitori, ai bimbi stessi, proprio per questa iniziativa che abbiamo messo in piedi di educazione finanziaria, che pensiamo, come in tanti altri paesi in Europa, è addirittura formativo nelle scuole, che pensiamo che anche possa avvenire anche nel nostro paese prossimamente. Quest'anno avremo quasi il doppio dei bambini, per cui avremo più o meno 2.000 bambini a tappa, per cui andiamo a sfiorare i 20.000 bambini per questa edizione. Città molto importanti, perché abbiamo Torino, Milano, Trieste, Roma, Parma, Napoli, Lecce. E soprattutto abbiamo le più belle piazze d'Italia, perché siamo a Piazza San Carlo a Torino, Piazza Unità d'Italia a Trieste, Piazza del Plebiscito a Napoli, Piazza del Popolo a Roma e così via. Per cui quest'anno, veramente, al di là della manifestazione, che tu sai che la facciamo con grande passione, abbiamo anche una parte scenografica mica male, insomma. Beh, ormai siamo molto affiatati, poi... sono tre campioni che hanno tanta voglia di giocare con i bambini e divertirsi con loro. Riparte, non si è mai fermato, perché noi comunque abbiamo sempre voglia di continuare a giocare, divertirsi, portare quelli che sono i veri valori che comunque noi abbiamo dentro, abbiamo costruito in 20 anni di divertimento, di condivisione, di forza, di gruppo, di voglia comunque di arrivare, soprattutto comunicando verso i bambini quanto è bello cercare di fare squadra. Poi torniamo indietro anche noi nel tempo, ripensando alle loro aspettative, ai loro sogni, alla loro voglia di divertirsi. Rimane, secondo me, ancora una delle poche opportunità che i bambini delle scuole elementari e medie hanno di passare una giornata con dei campioni, anche se del passato, ma divertendosi, facendo dell'attività motoria e facendo capire che anche attraverso l'attività motoria si può diventare grandi e si può diventare migliori. Ma con loro il divertimento è assicurato, i ragazzini saranno felicissimi di poter passare questa giornata. Scienze dell'alimentazione, educazione stradale, abbiamo inserito anche educazione finanziaria, e a questo punto pensiamo veramente di avere un cocktail vincente, per cui si divertiranno, impareranno qualcosa, e pensiamo che anche le famiglie saranno molto contente di queste giornate passate con noi. Praticamente abbiamo il quinto campione, il dottor Motta, con la sua azienda, che è un super sportivo, che sta molto meglio fisicamente di qualcuno di noi, no, tipo Jurichechi così. Poi dopo tanti anni io trovo che loro invecchiano, io no. Cioè, io mi trovo sempre così, come dire, cioè, vedrete dei filmati bellissimi dove c'è un calciatore che assomiglia molto a Ciccio,
col ciuffo, proprio col ciuffo, gol di testa. Che ha fatto anche gol di testa, si sì. Gli ha persi tutti per quel caso, colpo di testa. Però fisicamente è rimasto uguale, identico. Io ho cercato in tutti i modi di farmi dare quelle lisire che c'hanno soltanto lui e Gianni Morandi, perché sono i due che non invecchiano mai. Ma non me lo danno, per cui vedi come ci stiamo riducendo io e il mio amico Iuri. Anche Iuri, vedi che. Ma è bello invecchiare, cambiare, modificarsi, è bello. Questi che rimangono sempre giovani, in fondo, poi stufano e annoiano, no? Sì. Invece Lucky non matura mai, cioè lo vedete anche dal filmato, no? Lui a un certo punto festeggia in mutande dentro un palazzo dello sport, ballando come lap dance. No, no, proprio nel palazzo dello sport. Erano gli anni in cui cercavo di dare il ormone della crescita a Iuri. Iuri non cresceva, io diventavo bambino. Insomma, lo spirito l'avete capito. Ci divertiamo, siamo molto allegri, ci divertiamo soprattutto a giocare con i bambini e siamo pronti per la nuova avventura. Tutto qua. Uno, due, tre. Siete vostri animali!